Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo giorno, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi per me è lunedì, voi vedrete questo video domani. Allora, oggi piove, qui oggi piove, ma l'avevano detto che... Nando, buongiorno, che avrebbe piovuto. Io ho aperto, ho pulito, vabbè, già la lettiera di Nando, adesso poi... Andiamo a sistemare. Stamattina non sono da sola perché a casa c'è James. C'è James che sta giocando, né James? Perché James ha la tosse. E quindi l'ho tenuto a casa. Adesso chiudiamo la finestra qua. Vieni, Nando. Devo chiamare un attimo la pediatra perché abbiamo già iniziato a prendere l'Isomucil, qui c'è di tutto di nuovo, il l'Isomucil e a fare l'aerosol, ma la chiamo un attimo perché aveva questa tosse brutta venerdì quando è arrivato a casa, ha iniziato a tossire, tossire, tossire e la pediatra però il venerdì pomeriggio ormai non mi risponde più. Ieri dovevamo andare ai carri, non siamo andati. Primo perché... Ho detto lui lo preferivo tenerlo a casa e, sperando che appunto che non tossisse più tanto, ma stanotte ha tossito, stamattina anche, e allora l'ho tenuto a casa. Qui lasciamo aperto, così prende aria tutto. Giulietta invece è andata all'asilo, è andata da sola, non era mica tanto convinta di andare all'asilo da sola stamattina. Infatti ha chiesto due o tre volte, mamma, ma James non viene? Dico, no, Giulia, James non viene stamattina. Stavo dicendo che poi alla fine ieri non siamo andati ai carri, è venuto un amichetto di James, hanno giocato qui a casa e quindi è andata bene così, nel senso, li avrei portati giù al carnevale, ma... Col fatto che lui aveva la tosse e poi iniziava e smetteva di piovere, almeno qua in continuazione, non era una giornata di sole, bella, calda, che dici, c'è un disastro, qua stamattina. Cioè, qui stamattina c'è veramente, non lo so, vabbè. Lasciamo i letti aperti, così poi facciamo giù e poi veniamo a far di sopra. Volevo però togliere tutto da sopra. Nando, sei già qui a far casino? Guarda, ce n'è già abbastanza, mi sembra. Mi sembra. E quindi, appunto, andiamo a togliere tutto. Li metto qua così li prendo da sotto. Se no non ci arrivo. Ok. E appunto dicevo, col fatto che ieri hanno giocato, io sì, ho dato una sistemata, ma non è che sono stata proprio lì nel dettaglio a mettere a posto. E quindi stamattina, siccome c'è anche lui a casa, vediamo che cosa riusciamo a fare. Ma con lui grossi problemi, sinceramente, non li ho, nel senso che lui si mette bravo. Adesso sto giocando un po' con la PlayStation, ma ovviamente tra poco la spegne perché... Comunque non mi va che stia tante ore davanti alla PlayStation. Quindi adesso poi tra un po' gliela faccio spegnere e poi vediamo che cosa vuole fare. Se vuole colorare, se vuole disegnare, ma comunque con lui non ho mai grossi problemi di gestione, soprattutto se lui da solo è bravissimo. Ok, lasciamo prendere aria. Apriamo anche di qua perché stamattina la luce non è che sia tanto dalla mia parte. Shoni Ship! Ok, il letto di Giulia anche, togliamo tutto da sopra. Che casino che c'è, ragazzi. A lunedì già è un bordello. In più se poi ci
C'è qualcuno a casa? È ancora peggio. Peggio se c'è Giulia, nel senso peggio, nel senso che è più piccola e quindi va gestita diversamente. Lui, diciamo che per qui non è che ci sia propriamente tantissimo casino. Parte il pigiama, via. Adesso andiamo giù e iniziamo a fare qualcosa di sotto. Allora, come prima cosa vado ad attaccare il mio Dyson, che così l'ho utilizzato, quindi un po' si è di nuovo scaricato. Quindi lo carico. Ok. James? Ok. James, vado a pulire qui il bagno, eh? E poi appunto iniziamo da questo bagno. Vado a pulire sopra lì la mensolina dove tengo appunto i bagnoschiumi perché c'era la polvere qualche giorno che non la facevo e c'era la polvere. L'ho fatto con quel prodotto dell'Eurospin che è molto profumato e quindi gli ho dato una passata con quello alla veloce. Mi sono pulita il bordo della vasca anche e poi sono andata appunto a pulirmi la vasca all'interno con il gel invece con la candeggina. Ho dato poi una spolverata al comodino, lì ho risistemato quelle due cose, anche davanti e sotto le gambe e un colpo al bordo, diciamo, della vasca. Poi passiamo appunto al lavandino. Un colpo molto veloce alla doccia per poi passare a gabinetto e bidet. Anche questi sostanzialmente sono sempre molto puliti perché comunque li vado a passare tutti i giorni e quindi dentro non c'è calcare, non c'è righe, non c'è macchie, non c'è nulla. Quindi ottimo. Andiamo poi avanti in lavanderia dove vado a cambiare il panno, bagnarlo. E di nuovo con il Dexal dell'Eurospin, che è molto profumato, vado a dare un colpo sopra il mobile Beatrice, il bordo lì del muretto, eccetera. Passiamo poi nella sala centrale, vado a dare una pulita al tavolo, è giusto un colpo, e vado a dare una passata al mobile della TV, che anche questo è sempre pieno di polvere. Allora, quella roba che ho messo lì, roba da portare su nelle stanze. Qui ho dato una spolverata veloce sul tavolo e sui mobili, ma qui sostanzialmente in ordine perché prima ho sistemato appunto il tavolo che avete visto, c'era un casino, ho tolto tutti i libri, li ho appoggiati là sul davanzale della finestra e lì ho fatto un po' di ordine, ci sono astucci e colori e basta. I giochi invece li portiamo di sopra. Sono già comparse le uova di Pasqua, ovviamente, direi perché non sia mai che poi. E quindi sono già comparse le prime uova di Pasqua. Nulla, io adesso porto poi su, finisco di fare qui di sotto quella roba lì, al momento la lascio appoggiata lì e poi la portiamo di sopra. Sì? E qui erano quasi le 10 e James mi ha chiesto di fare colazione con lui, quindi sono andata a mettere sul caffè e poi appunto ci siamo fatti il caffè latte con i biscotti nel bicchiere. Siccome io lo prendo nel bicchiere, anche lui ha voluto prenderlo nel bicchiere.
E poi ovviamente insieme stavamo appunto preparando, lui ha portato i tovaglioli sul tavolo, è andato a prendere i biscotti, intanto stavamo chiacchierando, eccetera. Intanto che aspettavo che venisse sul caffè, ho dato giusto una straccionata lì sopra in modo da pulire. E poi è arrivato lui, appunto ci siamo messi un po' a scherzare così. Poi io stavo facendo le cose, ovviamente lui ha deciso che voleva aiutarmi, allora va bene. Quindi si è messo ad aiutarmi a pulire il mobile. E poi finalmente, vabbè, lui ha acceso la TV, io sono andata a recuperare gli altri biscotti per me. E poi finalmente appunto ci siamo seduti io e lui a far colazione. Questa cosa non succede mai perché non siamo mai da soli io e lui. E quindi ecco, ci siamo presi quella mezz'ora di tempo solo ed esclusivamente per noi. Sono andata poi a spegnere appunto la PlayStation in sala. Io so solo accenderla e spegnerla, non gioco. Sono andata a spegnerla e poi sono andata con il mio Dyson ad aspirare bene il divano perché era veramente pieno di peli di nuovo. Dopodiché sono andata ad aspirare i pavimenti. Poi sono passata al bagno. Bene, sono passata poi in lavanderia. E poi sono passata appunto nel salone in mezzo dove James stava appunto colorando, ho spostato giusto le sedie giusto da dare un colpo alla veloce un po' dappertutto. Sono passata appunto in sala di qua, ho fatto il pezzettino in fondo alle scale e la parte della finestra, appunto questa parte qua, per poi alla fine andare a dare un colpo anche appunto di là in cucina. Una volta fatto appunto questo pezzo qua, sono poi saltata a fare il pavimento della cucina, che anche qua c'è sempre un po' di tutto per terra, come polvere, intendo, e peli ovviamente. E poi siamo saliti di sopra, James si è messo a colorare il suo libro e io intanto mi sono messa a dare una sistemata, appunto a tirare su il letto che era già aperto da un po' e a dare una sistemata poi a un senso ai giochi e alle cose che erano, in giro.
Dopo poco che eravamo lì, James ha voluto aiutarmi con le pulizie, infatti poi lo vedrete anche a lui con l'aspirapolvere in mano. Ovviamente tenete conto che James ha 5 anni e quindi non è che è piccino e quindi aiuta, però a modo suo, ovviamente. Eccolo qua che è arrivato appunto lui con l'aspirapolvere col beccuccio per fare i bordi intorno alle piste e poi gli ho chiesto di passarlo anche sopra la pista in modo da tirare via bene i peli. Intanto io la stavo sistemando perché Nando puntualmente me la smonta. Sono andata poi ovviamente a fare il letto e a sistemare anche un po' in stanza di Giulia nella stessa maniera. E intanto lui era avanti e indietro con l'aspirapolvere, quella col filo. E qua anche una sistemata veloce ai giochi per togliere un po' di roba dalla scrivania che è strapiena di roba come sempre, direi. E anche di sopra, ovviamente, direi, sono andata a passare il Dyson un po' dappertutto. Ho girato diversamente perché c'era lui prima che passava quella col filo e poi io sono andata ovviamente a ripassare con il Dyson dappertutto. Lui ha passato la sua stanza, la mia e poi il corridoio, poi il bagno piccino. Poi io col Dyson ci ho dato un colpo alla veloce in modo da togliere bene tutto quello che era rimasto. Poi ho fatto appunto il corridoio di qua dove stendo, intanto lui andava a pulire la camera di Giulia, che io ovviamente avevo già passato. Poi sono andata a pulire il bagno per poi arrivare alla fine, finalmente alla mia stanza e quindi alla fine del piano. Sono andata ovviamente prima a fare il letto e poi dopo a passare l'aspirapolvere. Qui sta continuando a piovere, 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 piovere. Adesso è quasi mezzogiorno, quindi ho messo sull'acqua, aspetto che arrivi Sergio, poi dopo pranzo James fa l'aerosol, insomma vediamo un po'. C'è Zelda qui sotto il portico, ovviamente gli altri sono dentro e lei è qui sotto il portico, ma ovviamente non esce fuori alla pioggia. Allora ho impanato la melanzana, adesso la vado a friggere e poi monto la mia parmigiana. Nostra parmigiana è pronta. E poi, dopo aver fatto la live e dopo aver preparato la parmigiana, sono andata qui a colorare con i bambini. Io spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia e noi ci riaggiorniamo presto con un nuovo video. Grazie a tutti, ciao!